Ben ritornati nella nostra rubrica Tutto Libri. Oggi parleremo di un evento che si terrà sabato 20 febbraio alle 10.30 nell'Aula Magna del Rettorato di Catania in piazza Università 2. Avoca, infatti, in collaborazione con l'Associazione Polena e con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania e del Dipartimento di Scienza del Farmaco, insieme alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Catania, presenta il libro Ritorno alle radici, le piante spontanee per l'alimentazione e la salute, autori Sandro Di Massimo e Maurizio Di Massimo. Ma scopriamo un po' di più di questo libro. Ritorno alle radici è un manuale agevole di facile consultazione che vuole avvicinare i lettori alla conoscenza delle numerose piante spontanee, commestibili e facilmente reperibili nelle nostre campagne. Corredato di numerose e suggestive immagini fotografiche a colori, il volume è costituito da una prima parte a carattere introduttivo e generale e da una seconda parte che propone le schede di 80 piante selvatiche in cui alle descrizioni botanico-tecniche gli autori affiancano storia, miti, leggende e usi particolari delle singole piante, le modalità di raccolta e i loro impieghi alimentari e salutari. E proprio in merito alla presentazione di questo libro abbiamo in linea la giornalista Agata Patrizia Saccone. Benvenuta! Buongiorno, buongiorno a voi e agli spettatori di Tevere TV che ci stanno seguendo. Bene, la presentazione, come abbiamo detto, di questo libro si svolgerà nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Catania, un contesto molto prestigioso e che porta a chiederci qual è il ruolo che un'istituzione come l'Università può avere nel recupero delle conoscenze botaniche e salutistiche che sono veicolate dal libro Ritorno alle radici. Io ritengo che il ruolo sia assolutamente di primaria importanza, proprio perché le università ospitano le facoltà di scienze botaniche, per cui in qualche modo indirizzano, oltre a formare già gli studenti, quindi in età giovanissima, a partire dai 18 anni, all'educazione legata a quello che è il ritorno appunto alle radici, così come lo stesso libro narra, tutte quelle che sono le proprietà salutistiche delle erbe medicinali, tutto ciò che chiaramente nel comune più o meno non si conosce, proprio perché non c'è un approfondimento ben preciso sull'argomento, anche se ultimamente, e voglio dire questo anche grazie ai media, grazie alle celebrity, in qualche modo si è ritornati a quello che erano le origini in tal senso. È diventato ormai un vero e proprio trend l'idea di curarsi in modo naturale attraverso le piante officinali, appunto le piante che riescono in modo naturale a guarire. Bene, Agata Patrizia, lei è un'esperta di moda e costume. In questo periodo si assiste ad un ritorno molto deciso e convinto a tutto quello che è salute e natura. Potremmo dire che il ritorno alle radici quindi va di moda. Assolutamente sì, appunto ricollegandoci a quella che era la mia risposta di poc'anzi, argomento legato appunto al trend, un vero e proprio trend che si è venuto a creare, che nel caso specifico si coniuga fortunatamente anche alla salute. Basti pensare che ormai molte modelle, molte celebrity, molte top model, ad esempio Giselle, ne è emblema in tal senso che pubblicizza su tutti i social la sua colazione mattutina che inizia con la tazza d'acqua tiepida con zenzero e mezzo succo di limone. Ecco, praticamente questo costituisce già la dimostrazione di come attraverso anche le celebrity e i social questo fenomeno delle piante, dell'ausilio dei prodotti naturali sia diventato un vero e proprio trend, che nel caso specifico però si coniuga anche con l'utilità vera e propria, quindi con la concretezza e non semplicemente con quello che è il trend. Peraltro tengo a sottolineare che la Sicilia, visto che i prossimi incontri appunto di ritorno alle radici si svolgeranno proprio qui in Sicilia per la presentazione di questo argomento, sotto questo profilo vanta tantissimi terreni dove vengono piantate le lavande, ad esempio nella zona dell'Ennese, le lavande che sappiamo essere usate tantissimo anche nelle varie tisane, nei vari infusi, così come appunto dicevamo prima lo zenzero e tanti altri che chiaramente rientrano in questo segmento. Grazie ad Agata Patrizia Saccone per il suo prezioso intervento. Grazie anche a voi e buon lavoro, buona giornata.
Vi ricordiamo quindi l'appuntamento con la presentazione di Ritorno alle Radici sabato 20 febbraio alle 10.30 nell'Aula Magna del Rettorato di Catania in Piazza Università.